alla scoperta dei candidati al Consiglio Comunale con Taranto senza Ilva. È giusto farveli conoscere, una squadra composita che rispecchia completamente il tessuto socio-economico di Taranto. E ho al mio fianco Antonella D'Andria, una delle fedelissime sin dalla prima ora di questo progetto Taranto senza Ilva. Antonella, presentati alla città. Salve a tutti, buongiorno, sono Antonella D'Andria, scusate la voce un po' raffreddata, io mi occupo di assistenza domiciliare da circa 24 anni, quindi sono nell'ambito sociale abbastanza inserita, quindi sono a me molto note tutte le problematiche sociali che purtroppo sono presenti nella nostra città. E io sin da subito, da quando ho sentito che il dottor Abbate si stava candidando per una giusta causa come sindaco di Taranto, l'ho subito chiamato e gli ho detto se potevamo avere un incontro, perché volevo parlargli, perché sarei stata interessata ad aiutarlo in questa sua, diciamo, avventura. Io onestamente abbraccio questa sua idea, soprattutto per quanto riguarda l'inquinamento che abbiamo qui a Taranto, pienamente, perché purtroppo ho perso persone mai molto care, e addirittura l'anno scorso un nipotino di 10 anni che ha perso la vita a causa dell'inquinamento, senza nessuna colpa, solo quella di abitare purtroppo in una città inquinata. Una città che purtroppo, stando al rapporto delle Nazioni Unite, è tra le 3 città più inquinate al mondo, non dimentichiamolo mai. Antonella, io ho apprezzato questa tua sensibilità, perché purtroppo in media in ogni famiglia di Taranto c'è un ammalato o un morto di cancro, in media. Sì, sì, certamente, purtroppo veniamo ogni giorno a sapere notizie che è morta una determinata persona a causa purtroppo dell'inquinamento. Chiaramente non in questo progetto con il dottor Abbate non stiamo abbracciando solo il discorso dell'inquinamento, ma ci sono tante altre cause che comunque, come l'ENI per esempio, non è solo l'ILVA a mio parere, e poi sono tante le difficoltà in cui questa città versa. Ecco Antonella, partendo dalla tua, il tuo marcato orientamento verso il sociale, dare risposte a chi non ha voce, anche in termini di vivibilità, di servizi, tanta gente che non viene ascoltata, e io augurandomi da sindaco e tu augurandoci da consigliera, vogliamo dare voce a chi non ha voce. Certo, perfettamente d'accordo, soprattutto le famiglie meno agiate, perché purtroppo si trovano in una situazione un po' per un po' di analfabetismo, un po' perché non hanno il coraggio di affrontare le istituzioni, si trovano comunque a rimanere lì, in un ghetto, chiuse, senza nessun aiuto da parte di nessuno. In questi anni di lavoro in cui io ho esercitato nelle varie cooperative, il punto di riferimento comunque del nostro lavoro è stato sempre il Comune di Taranto, per cui io non ho mai avuto la possibilità di confrontarmi con un sindaco che sarebbe stato comunque il portavoce di tutta la città affinché potesse risolvere alcune situazioni che noi non abbiamo potuto mai esporre, perché erano blindati nelle loro stanze, e quindi se noi minimamente ci avvicinavamo un po' per chiedere un colloquio non è stato mai possibile averlo. Quindi io tengo a precisare questa cosa, che sono molto contenta di aiutare il dottor Luigi Abbate in questa sua candidatura, perché prima di tutto a me la politica non mi ha mai interessata, quindi lui è una persona abbastanza disponibile, è molto onesto e sarà sicuramente il sindaco della città, non sarà il sindaco delle stanze chiuse. Antonella, vogliamo lanciare un appello ai tarantini, agli elettori? Sì, io volevo fare un ultimo appello, volevo consigliare agli elettori di non vendersi per una busta della spesa o per le 20 euro della benzina o del gasolio che gli potrebbero promettere. Dobbiamo pensare a 5 anni futuri per la nostra città. Grazie Antonella per le belle parole. E io in 21 anni di attività ho sempre ascoltato la città.
per dare voce a chi non ha voce. E per Taranto ho sempre lottato, come hai lottato tu nella tua attività lavorativa, andando a dare carezze, tra virgolette, a quelle persone in difficoltà. Questo è lo scopo, essere consiglieri nel tuo caso, tra la gente, con la gente, per la gente. Un palazzo, quello che noi abbiamo alle nostre spalle, che era una Turris Eburnea, una torre d'avorio chiusa, invece questo deve essere un palazzo aperto alla città, dove il cittadino chiede un appuntamento, viene fissato in tempi rapidi un appuntamento, e il sindaco, i consiglieri, gli amministratori, gli assessori devono essere al servizio del cittadino, perché sindaco, consiglieri e assessori ricevono indennità con denaro pubblico. Il nostro datore di lavoro sarete voi cittadini. Io onestamente più volte a settimana mi reco a Città Vecchia, perché la maggior parte delle famiglie meno abbienti si trovano lì, e vedo tutte quelle belle, chiese chiuse. Quella Città Vecchia che comunque è in una via proprio di declino più assoluto, e dispiace perché poi effettivamente con un po' di impegno si sarebbe potuta rivalutare benissimo la Città Vecchia. Oltretutto noi avremmo, e noi punteremo sul turismo, quindi sulla valorizzazione delle risorse culturali, quindi della Città Vecchia innanzitutto, e favorendo anche, e tu sarai maestra in questo, dei progetti di inclusione sociale, far sì che quei soggetti a rischio, immessi in un circuito virtuoso, possano davvero vivere una vita diversa, allontanando la devianza e sentendosi perfettamente integrati in una Taranto che rinasce. Antonella, la nostra Taranto, il rinascimento di Taranto, che Taranto senza Ilva farà, non le favole della finta e ingannevole rinascita dell'amministrazione Melucci-Musillo.